Here I go, out to sea again. The sunshine in my head, hands ringing in the air. Cause in the sky, in my blue eyes, you know it feels I'm fair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straining the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to hide and cry. It's a wonderful, wonderful life. Se fino ad allora la mia promozione era stata ogni anno appesa a un filo, mai filo fu più sottile di quello che mi tenne sospeso in quell'ultimo anno di geometri. Avevo collezionato così tante assenze e ottenuto una media così scarsa, specie nelle materie considerate fondamentali come topografia, costruzioni, estimo, che mi aspettavo di non essere nemmeno ammesso agli esami di maturità. A dire il vero, un po' ci speravo. Almeno, così pensavo, mi sarei risparmiato l'umiliazione degli esami, dove ero certo che se fossero uscite le materie sbagliate, sarei stato certamente bocciato. E le materie sbagliate sarebbero uscite di sicuro, perché erano proprio quelle materie di cui sopra, a ragione ritenute fondamentali per un geometra, che erano state per me le più ostiche in assoluto, tanto che le avevo per così dire abbandonate, date per perse, o meglio, avevo dato per perso me stesso rispetto alla possibilità anche solo di capire di che cazzo si trattasse. Ancora oggi non riesco a spiegarmi come sia stato possibile che io fossi prima ammesso, poi addirittura promosso a quei fottuti esami di maturità, specie dopo che all'orale d'italiano, che avevo portato come materia facoltativa, mi era stato mostrato il mio compito di italiano. Ora, se c'era una materia in cui andavo bene, anzi benissimo, era italiano. Al punto che se ero arrivato fino a lì, lo dovevo solo ed esclusivamente ai miei temi di italiano e all'effetto da essi prodotto sui vari insegnanti di italiano che in quegli anni si erano succeduti, insegnanti che mi avevano sempre immancabilmente difeso perorando la mia causa nei consigli di classe, dandomi voti talmente alti da riuscire ad alzare la mia media generale, che altrimenti sarebbe crollata sotto il minimo richiesto. Se c'era qualcosa che tutti, io compreso, davano per scontata, era che il mio tema di italiano sarebbe stato all'altezza della mia fama e mi avrebbe permesso di cavarmela. Peccato che il tema di attualità, cioè quello che sceglievo sempre immancabilmente, e che infatti scelsi anche gli esami di maturità, fosse sul terrorismo. Niente di strano, si era nel 1979. E visto che ci veniva chiesto di esprimere a riguardo un'opinione, io l'avevo espressa. E come al mio solito, con tutta la stupidità di cui non sono mai riuscito a liberarmi, l'avevo fatto in modo diretto, senza infingimenti, così dire, e senza minimamente preoccuparmi delle conseguenze. Dal 4 al 5. Boy and goat and
know the one. Precauzioni. Stati mentali patologici possono essere intensificati. Si richiede una particolare cautela nei casi di soggetti con tendenze suicide o dove si sospetti un'imminente insorgenza psicotica. Una certa instabilità psicoemotiva e la tendenza a compiere atti impulsivi può occasionalmente verificarsi per alcuni giorni a seguire. Tutto sommato, anche se iniziata in ritardo, fu un'estate lunga e soprattutto movimentata. Il viaggio ad Amsterdam si rivelò un ottimo investimento. Dopo un paio di settimane eravamo tornati con una partita di acidi di ottima qualità e un gancio, sicuro, che in futuro avrebbe potuto procurarcene ancora. Cominciamo vendendo al dettaglio, in paese, solo a quelli che conoscevamo. La voce si sparse così in fretta che nel giro di pochi giorni cominciò ad arrivare gente dai paesi vicini, addirittura da Vicenza, tutti in cerca delle nostre stelline rosse. Dopo poco avevamo bruciato tutta la merce e ci ritrovammo in tasca 3 volte quello che avevamo investito. Commercialmente parlando, un successo pieno, che ci incoraggiò a investire tutto il ricavato in un nuovo viaggio ad Amsterdam. Così che una nuova partita di acidi passò di mano e di nuova essa fu venduta con facilità. Per la seconda volta ci ritrovammo in tasca il triplo, cioè 9 volte la cifra con cui eravamo partiti per quel primo viaggio ad Amsterdam. E noi, non contenti, da giovani intrepidi imprenditori del Nord-Est, quali evidentemente eravamo, pur senza saperlo, di nuovo investimmo tutto in un viaggio, sempre in Olanda, ma questa volta a Utrecht, dove si trovava il laboratorio di produzione, per comprare una nuova e più corposa partita di acidi. A ritorno, cominciamo a vendere solo all'ingrosso, o quasi, minimo 10 pezzi, altrimenti ci spiace, ma non abbiamo tempo da perdere. Prendemmo anche delle precauzioni. Basta vendere a Cavazzale, il nostro paese. Troppa gente strana in giro a tutte le ore e il nostro bar, situato proprio davanti alla chiesa, che si era trasformato in un porto di mare dove ogni giorno andavano e venivano una quantità abnorme di giovani estranei al paese di aspetto equivoco. Oltretutto, molti di loro, dopo aver acquistato, tendevano a restare e si calavano l'acido sul posto. Ah, il nostro barista era contento, dato l'improvviso incremento del volume d'affari, e insieme preoccupato per la stranezza e l'imprevedibilità di quella nuova e bizzarra clientela. Certo, in quegli anni, nel suo bar, aveva visto passare di tutto, fumo, ero, coca. Sembrava che per un qualche motivo tutti i tossici del paese si ritrovassero nel suo locale. Lui brontolava spesso, diceva che era stanco, che voleva vendere, ma in fondo, d'altra parte, era anche costretto ad ammettere che quei nuovi clienti consumavano. Non come il gruppo di alcolizzati storici che aveva acquisito comprando il bar, che passavano i pomeriggi a giocare a carte e bevevano giusto un bianco ogni tanto per tenersi a livello. Insomma, gli affari, nonostante tutto, andavano bene. E poi, fino a quel momento, nessuno era collassato in bagno. Perciò, diceva, che facciano pure quello che vogliono. Basta che non lo facciano qua, nel mio bar. Waiting for my man, 26 dollar in my hand. Up to Lexington, 125, most secondary, more dead and alive. Waiting for my man. Inverno. Esterno, strada della Marosticana, prime luci dell'alba. 1 o 2 cavalli color giallo canarino parcheggiata fuori vista nel cortile di una casa di campagna diroccata. All'interno, posto di guida, testa reclinata in avanti e appoggiata con la fronte alla parte inferiore del volante, braccia distese,
laccio emostatico e siringa in vena braccio sinistro, vomito congelato ai piedi, N. Posa cenere stracolmo di mozziconi di Diana rosse, forse anche di lachestraiche, visto che la sera prima al lato passeggero ero lì con lui, il tempo di una canna, poi mi aveva riportato a casa. Ero convinto che se ne sarebbe tornato a casa anche lui, così gli aveva detto. Diceva anche che non si faceva più, ed era un po' che continuava a ripeterlo negli ultimi 2 o 3 mesi, e che stavolta forse, a questo punto della scrittura, i protagonisti sono tutti morti. Intendo quelli dei frammenti da 1 a 4, la mia scrittura, ma non è una rivendicazione, solo un'avvertenza. Il tempo della mia scrittura è sempre presente. Well, I used to see you wonder why, babe. Don't know by now. And I used to see you wonder why, babe. I never do somehow. When you rest the crown on break of dawn, looking out your window and I'll be gone. You the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's alright. And the years are turning on your light, babe. But I can never know too. And the years are turning on your light, babe. And dark side of the road. Still wish there's something you would say to try make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, so don't think twice, it's alright. And here's a calling out my name, girl, like you never fall. And here's a calling out my name, girl, I can't hear you anymore. I'm thinking, I'm wondering, I walk down the road. All of a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wants my soul. But don't think twice, it's alright.